Buongiorno, oggi tremo perché c'è freddo, siamo in luglio ma c'è freschino, infatti c'è scritto il nome, freddo, che freddo. Oggi gemellaggio signori, con Set libero e Stroh, per cui saremo Giovanni Danza, Paolo Formisano, Alessio Herrera, Tanuzzo, penso Gaetano, Donato, insomma, in tanti. Tutti i nomi non me li ricordo. Potremmi dire, non lo so. E con questo, vabbè, ragazzi, la pasta la sapete com'è, una pasta morbida. La fragranza è. Avete presente quando siete nell'Antartico, no? Che c'è tutto quel fogliame, quell'erba nel ghiaccio, no? Ecco, l'odore sopraggiù è quello lì, la fragranza. Buona, buona, bella fresca, poi sì, beh, quando toccate per l'erba, la senti che è freschina, la rugiada, no? A meno 40, proprio senti che sprigiona, insomma, merita, provate che merita. E con lui abbiamo il suo dopobarba che Donato ha pensato bene di farlo trasparente così non si vede, sembra che sia in acqua, in apnea, ex sub aereo, per cui sapete com'è, giustamente è andato in apnea e poi ci sarebbe anche la sua crema idratante, non servirebbe, ma io la uso ugualmente, visto che ce l'ho, perché non usarla? Ma semplice. Ecco, e poi c'è una novità oggi, ho avuto un regalo da un mio caro amico, fratello Claudio. Moscato, un rasoio bellissimo in bronzo con un bel peso. Ho inserito una lametta Kai, così ha una maggiore esposizione. Guardate qua, mini mini gap, sembra molto delicato. Bello. Volete sapere che marca? Ecco, così non distorgo le parole. Questa Vintage, bella, merita. Adesso lo andremo a provare e vediamo com'è. Come pennello andremo a utilizzare un estro misto tasso maiale che c'è suo, così mi fa un bel scrub, scrib, scrob, non lo so. Ottimo, ottimo. E poi ecco, e poi vi racconto la storia come è nato questo Antartico qua. Una mattina eravamo io e Ivan Vargiu, no? Ma di qualche anno fa, cos'eravamo nel 1912-1913. Insomma, io camminando, camminando qui a Enna, ho detto, ma sì, va, faccio a mia moglie, faccio due passi, mi sono trovato per le vie di Roma e c'era lì a Villa Adriana o Villada, non mi ricordo più, c'era uno che correva. E guarda, ed era Ivano con la tuta, correva a piedi che si doveva tenere in forma. Lui è il cane pazzo che corre, erano tutti e due, no, anche perché Ivano c'era veramente il cane, non è pazzo, si intende, però ce l'ha, bello, bello. Insomma, correva e mi faccio, ciao, e che stai a fare? Ivano, niente, fa, mi tengo in forma, fa, quasi quasi ci facciamo due passi fino a Torino, andiamo a trovare quel mattacchione di Donato, no? Che Donato ha qualche strana idea che vuole creare un sapone nuovo, che si fa? E niente, fa, andiamo a trovare. A proposito, saluto la mia mascotte, ciao Tommaso, carissimo. E Carmine, ciao Carmine Faraoni, ciao carissimo. E Marcello, ciao Marcello, tutti gli amici. Ora ero qui dietro a camminare a fare due passi. Insomma, eravamo qua nel 12 e già messo qua con gocce d'acqua, cominciamo ad andare a inglobare il sapone. Insomma, arriviamo a Torino, ma nel giro di mezz'ora eravamo già là, no? Due passi, e vediamo che c'era Donato che, come pensavamo, fuori di testa, stava attaccando i cani da slitta alla slitta, no? Sì, i cani, cosa aveva? Tutti i chihuahua lì, una decina di chihuahua, attaccava che doveva andare, ha detto, devo andare al Polo Nord, nella tardite,
come si chiama? Sì, così, che devo andare a creare un sapone freddo, visto che c'è la stagione calda, facciamo un sapone per la stagione fredda, andiamo a prendere un po' di ghiaccio là. Ah, va bene, prepara tutto, no? Intanto tiro fuori la Lamborghini, così arriviamo all'aeroporto prima. Sai che la Lamborghini non è che c'era tanto posto per le valigie, poi per i Chihuahua, insomma, è un casino. Vabbè, abbiamo caricato sulla cappotta, sia la slitta che i cani, e siamo partiti, no? Parti te, parto io. Tutti partiti fuori di testa e strada facendo troviamo la motonave, non di mototopo, di Tanuzzo e Gaetano, no? Uno era motonave e uno era motomacchina lì. Ok, vediamo che cosa è saltato fuori. Buono, buono. L'acqua è fredda, ragazzi, perché non avendo acqua oggi proprio contata. Ho messo troppa acqua. Vediamo, invece facciamo un'altra aggiunta di sapone. E niente, siamo partiti verso terra sconfinata alla scoperta e ci siamo fermati a far colazione all'autogrill, no? E ci siamo fermati lì e stava facendo colazione, dove è andato un po'? Non c'era mica Giulio Verne, quello che era andato su 2000 leghe sotto i mari, che poi sotto i mari che cavolo c'è, ma comunque questo ci ha voluto andare, e era là che beveva il caffè, e io gli faccio, ehi, ciao Verne, che sei a fa? Sei ritornato dalle 2000 leghe? E lui, sì, sono ritornato, adesso voglio fare la scoperta dell'Amaro Verna. Ah, perfetto, gli ho detto, infatti poi in Sicilia abbiamo l'Amaro Verna, è stato Giulio Verna a scoprire l'Amaro Verna. E infatti porto il suo nome per quello, perché ha scoperto l'Amaro Verna in Sicilia. E siamo diventati amici e con noi ci fa, voi dove andate? E niente, visto che tu hai scoperto il centro di gravità permanente della Terra, noi andiamo a scoprire il polo nord nell'Antartide e andare a fare un sapone per Donato, che deve essere freddo freddo, per cui se vuoi venire che te siamo in Lamborghini. E noi fa, io ho fuori il sommergibile che sono appena rientrato dalle 2000 leghe sotto i mari. E l'ho portato dal carrozziere che aveva preso qualche ammaccatura, sapete, no? Con tutti i meteoriti che c'erano sotto i mari, quindi devo ancora capire che cavolo c'è sotto il mare. Ma vabbè, comunque l'acqua era bagnata e con il sale mi ha rovinato un po' la carrozzeria. Ma vabbè, niente, allora ci siamo salutati. Siamo arrivati là con il Chihuahua, abbiamo attaccato alla motoslitta e siamo partiti, no? E c'eravamo tutti. E c'era Tanuzzo là con la motonave e ci accompagna, che poi era una rompighiaccio, perché c'era il ghiaccio. C'era un prato bello verde, ma lui fa no, noi passiamo da dove c'è il ghiaccio che accorciamo e ci ha fatto passare di là, no? E c'era Gaetano che diceva, ma no, porco cane, dove vuoi passare, dove c'è il ghiaccio, e poi andiamo a grattare lo scafo della navetta. E niente, perché Gaetano comandava. Allora con Iva aveva detto, ma no, dai, bisogna passare di lì per forza perché dobbiamo andare a raccogliere il ghiaccio e poi lo mettiamo dentro il vasetto di vetro e creiamo il sapone, no, col ghiaccio. Bene, perfetto. E niente, c'era come si chiama? Donato, che fa, sì, dobbiamo prendere il ghiaccio, che il sapone ci penso io, e aveva un pezzo di sapone dalla bella lavandaia a mordermi quel fazzolettino che lo lavo io e ce l'ha pucciato dentro e infatti mi si sta ghiacciando il barbozzo qua, si sta venendo fuori tutto il polo nord, ragazzi. Vedete questo pennello gratta che è una meraviglia. Oh, sta sprigionando tutte le verdure, sì, le erbe del prato del Polo Nord. Sembrava tanta acqua, invece
No, va bene, è bello idratato e cremoso alla super. Proprio. Guardate che crema che è venuto. No, no, l'acqua è stata giusta, dai. Ho detto faccio un'aggiunta, ma non serve. Ciao, guardate. Bella compatta, un montaggio come si deve. Questo è culo, eh. Oggi mi sento un po' stanco. Beh, insomma, arrivati là, abbiamo grattato e ci siamo fatti con Mojito, perché eravamo là, che il ghiaccio non mancava, e nevicava, cavolo se nevicava, per fortuna che avevamo le catene nella motonave, e ci siamo ritornati indietro e c'era Iva. Con il suo cane pazzo che se l'era portato dietro, ragazzi, una crema super super idratata, cremosa, morbida, fragranza molto molto fresca, infatti viene da Polo Nord o Polo Sud. No, noi siamo qui a Polo Sud perché siamo qua nel Sud, poi siamo partiti dal Nord, per cui siamo a Polo Nord, ecco, sì. E quando siamo tornati dietro era passato un po' di tempo, infatti eravamo partiti nel 12, siamo tornati che era il 20, 21. Ma piano piano con il Chihuahua, poverino, con le zampette corte, non è che poteva fare tanta strada, poi il Chihuahua, poi tira la slitta su me, Iva, il cane, insomma, ce n'era. Molto molto delicato. Guardate che crema. Merita. Una crema che è una signora crema. Bella bella, proprio. Senti, perché c'è qua il suo coso per prendere. Siamo ritornati poi a casa con Gaetano, Tanuzzo, con la motonave. Eravamo tutti. E Donato con il Chihuahua, che appena siamo arrivati, i Chihuahua hanno subito sono corsi davanti al cammino perché aveva freddo, poverino. Poverini, avevano tutte le zampette ghiacciate, insomma, zampette piccole, e il ghiaccio gli arrivava, ecco dove, anche, e lì si sono congelati, insomma, anche loro, sì, ma anche dopo andava a prendere il cane da slitta dei Chihuahua, poverini, e insomma, niente, ci siamo divertiti, sì, a voglia. A me mi era venuto un attacco di congelamento, mi si era congelate tutto, però ci siamo divertiti. Sì, per quello lì, bello, bello, proprio merita, merita, è stata una bella esperienza. Complimenti, complimenti. E quindi ha creato, come lo chiamiamo? Beh, c'è Freddo, chiamiamolo Freddo, infatti, l'abbiamo chiamato Nick Manofredda. Come devo chiamarlo? Ecco qua. Mi sto inchiappando tutto di sapone. C'ho la faccia fredda, come Nick Manofredda. Grande Donato, hai fatto un bel sapone. Ah, proprio mi sento il faccino freddo. Sai, diamogli un'altra passata anche perché, ragazzi, il rasoio non è che si sente la lama. E sì che c'è una caia.
Sento la faccia congelata, proprio come quel giorno che eravamo là al Polo Nord, no? Che eravamo maniche corte, ma anche perché c'era caldo, diciamo, no? Appena meno 40, e per cui la faccia me la sentivo freschina, cavolo, se era freschina. Infatti, quando si doveva andare in bagno, fuori all'aperto, dovevamo stare attenti perché a fare la fontanella ti si rimaneva incollati. Insomma, pensato poi, povero Chihuahua, quando dovevano fare i suoi bisognini, più delle volte dovevano andare là con il forno a scaldarli perché stavano incollati. E che fai? Ragazzi, una mega, mega crema. Porco cane, complimenti, Donato. Polo Nord, bella, compatta, densa. Misca, merita un signor sapone. Faccia ce l'ho fredda, tipo Jimmy dalla faccia fredda. Pulita. Ci sono, eh? E la corsa, che abbiamo fatto sul pack. Non nel pacco, pack, pack, come cavolo si chiama? Quella lastra di ghiaccio che c'era al Polo Nord. Molto, molto delicato. Bel rasoio. Infatti, gliel'ho detto a Claudio, quello è un gran rasoio. Infatti, lui l'ha preso perché ogni tanto mi ascolta, io dico le cose, e non sempre mi ascolta, eh. È un ragazzo, sapete com'è. Ragazzi, l'asatura conclusa. Ci andiamo a dare una pulita. Eccoci qua. Saluto due grandi, Danilo. Il shaving, Matteo, ciao Matteo Borghi, se non sbaglio, un grande quello lì, con tanti quegli esperimenti, poi le sue mega pelate. Massimone, ciao grande Massimone, sbarbatore napoletano. E poi Cristia, che non è che barba, ciao Cristia. Andrea Terenzi, mio carissimo amico, ciao Andrea, c'è che ha fatto un video, sì, poi devo andarlo a guardare. Ma ce n'è di amici. Poi Gianni, ciao Gianni. Rosoio tradizione, se non sbaglio. E tutti gli amici del gemellaggio vi saluto, vi auguro una buona domenica, che oggi è una bella domenica. Qui da noi c'è caldo, come al solito non abbiamo acqua. Dunque, irritazione zero. Faccia fredda, anestetica. Ah, ci voleva. Proprio complimenti. Mi è piaciuto. Ora ci diamo una botta alcolica.
e la faccia si è congelata. Tipo menta piperita. Avete presente quando mangiate? Sto dicendo la menta, no, neanche. Avete presente quando mangiate un pezzo di ghiaccio dall'Antartide? Ecco, Antartide. Sì, Antartide si chiama. Non mi ricordo più, faccio casino con la grammatica, con l'italiano. Sono un somarone, come si dice in italiano, a te un sumare, te nas no. Ecco, in italiano piacentino, te nas no. Mamma mia, oh, qua mi si è già congelato. Tommaso, qui si congela. Porco cane. La botta alcolica mi ha ghiacciato proprio. Osteria! Sì, già che bello che è asciugato! E beh, col freddo glaciale, infatti c'era Iva, anche lui, sciarpa, cuffia, guanti, è stata una cosa che anche lui si era congelato, aveva preso, le maniche erano tutte blu, viola, tutti i colori, e il naso viola, anche lui, poverino, ha voglia di bere Mirto insieme. Mirto, Brandy, Martina, la grande Marta, che ci scaldava. Si scaldava nel senso che era un liquore, nelle notti gelide boreali del polo nord in coppia col polo sud, insomma quelle notti lì. Oh, ragazzi, gli ho messo la crema idratante, ma qui tra poco mi si congelano anche, non le budella, nervo facciale. Madonna, congelamento! Bello, mi è piaciuto. Una crema, era da molto che volevo provarla, contento, soddisfatto, molto bello, ve la consiglio. Specialmente per queste giornate fredde qua, è l'ideale. Mamma mia, bella, bella. Ragazzi, io stacco che mi vado un attimo a sedere, che dopo questa maratona qua mi sento leggermente stanchino. Comunque, fatemi vedere. 22 minuti, è una bella maratona fatta, dai. Ah, Sicilia, eh? Ah, ecco. Ragazzi, io vi saluto con freddo. Eccolo qua. Sempre del Don. Vi saluto il Don anche. Saluto tutti gli amici che hanno partecipato, qua c'è il nostro, che hanno partecipato a questa maratona di gemellaggio, da Tanusso, Gaetano, Giovanni Danza, Paolo Formisano, Alessio, tutti gli amici. Io ci. Ci vediamo se ci arrivo, se ci campo, alla prossima rasatura. Ciao ragazzi.